Allora, continuiamo la serie di quello che per mangiare non ci vuole tanto e per mangiare bene soprattutto non ci vuole tanto. Oggi lo sapete che cosa facciamo insieme? Facciamo mangiare 2/4 persone con 2 patate, una crosta di parmigiano, eccola qua, cipolla, sedano, carota, aglio, un po' di rosmarino e poi un pezzetto di guanciale, così. Le 2 patate tagliate e un po' di pasta. Adesso, subito col fondo dell'olio, così. Eccolo qua. Mettiamo l'aglio insieme, sedano, cipolla e carota già tagliati. Quindi, per le patate e tagliate. Poi, accendiamo. Andiamo subito a farlo solo a tutto quanto. Allora, guardate qua. Adesso metto anche il pezzetto di guanciale, lo metto intero, lo sapete perché? Così dà gusto, dà sapore, però non rimangono i pezzi, non rimangono tracce. Quindi qualcuno mi domanderà, oh ammazza qua era buona, grazie anche a quello, ma non si vede, te dà il sapore, ma non si vede come l'aglio. Ok, adesso guardate, ho già scolato l'acqua delle patate, perché l'ho tenuto in acqua, lo sapete no? Perché sennò si ossidano, quindi metto qui dentro. Adesso che cosa deve accadere? Ascoltate a me. Si devono quasi attaccare le patate. Quasi, quasi si devono attaccare. Allora, scolate bene. Tagliate, più le tagliate piccole e più ci sbrighiamo a mangiare. E io oggi ho fame, sono tornato dalla palestra. Quindi, l'aglio a questo punto possiamo anche toglierlo. Ecco, qua, bello così. Acqua tiepida. Così acceleriamo i tempi, perché noi vogliamo mangiare presto, spende poco e mangia bene. Vai. Allora, metto la buccia del parmigiano grattata, o il grana, o il reggiano, quello che volete voi, e metto del rosmarino che avevo in congelatore, perché la patata che cosa gli piace? Stare insieme al rosmarino e all'aglio, adora la patata sta con il rosmarino e l'aglio, sono gli amici suoi. Ecco qua, vado così. E fra 10 minuti ci vediamo. Adesso butto la pasta. Ho scelto un rigatone piccolo. Ecco qua, un attimo, giriamo. Tempo di cottura la pasta e la nostra pasta e patate è pronta. Ci vediamo dopo. Sale. Vedete qua, guardate come si sta sciogliendo la patata lentamente, sta facendo tutta la cremetta, guardate. Si stanno rimpicciolendo. Ho tolto già il rosmarino e adesso togliamo anche questo. E ci sarà qualcuno che se lo mangerà. La pasta è al dente, guardate, così è perfetto. Fuori dal fuoco. Parmigiano. Abbondante, do una bella mescolata, bella, guardate che bella, guardate che bella. La patata si è sciolta piano piano. Pepe nero, rinfresca. Vado, eccolo qua. Guardate che bontà, guardate che spettacolo. Così, un altro po' di pepe, un goccio d'olio di quello buono. A crudo così. E se avete a casa un po' di rosmarino fresco. Adesso, comunque sono dolori, Allora, il pezzetto della buccia di parmigiano, se volete tagliarla a pezzettini e metterla nei piatti. Buonissima, buonissima. E poi, veramente, non ci vuole niente. E fate una cosa diversa. Buon appetito, mi raccomando, veloci, economiche e buone. Che bontà, oh.